Ho sentito più volte da banchi della maggioranza e banchi dell'opposizione interventi a favore della ricerca scientifica, di quanto sia bella la ricerca scientifica, e non ho mai sentito infatti nessuno dire di essere contrario alla ricerca. E credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che in Italia vi sia il minor investimento in ricerca scientifica rispetto a tutti gli altri paesi europei e non solo. Il problema però è che la carenza di fondi in ricerca scientifica continua a trascinarci sempre più in basso. Così, come paese siamo poco competitivi e anche poco produttivi. E non è infatti un caso che negli ultimi 30 anni anche la nostra ricchezza è diminuita e i nostri, stipendi, comunque gli stipendi delle persone, continuano a diminuire. Ora, questo dipende chiaramente in gran parte dal fatto che c'è stata un'incapacità a investire in innovazione e soprattutto una scarsità di risorse che sono state destinate all'innovazione. E oggi noi abbiamo la grande opportunità, quella che ci è data dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per provare a rilanciare il nostro paese. E quelle risorse da investire in ricerca finalmente le abbiamo. Però qual è il problema? Voi cosa fate? Decidete di rimodulare le risorse per gli investimenti in sanità e di spostare l'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro da quest'anno al 2027. Cioè, noi abbiamo l'opportunità di utilizzare 30 milioni per offrire alle nostre giovani menti contratti di ricerca, dottorati, postdoc, per permettere a queste menti giovani di poter fare ricerca in Italia, di restare in Italia e di contribuire alla crescita del nostro paese. E grazie a Giuseppe Conte avevamo l'opportunità di investire proprio oggi nei nostri giovani e nel nostro sviluppo. Voi cosa proponete quindi? Di posticipare di 3 anni l'utilizzo di queste risorse, perché non siete capaci di investire e spendere oggi le risorse che vi ha portato qualcun altro. Intanto i nostri migliori talenti non staranno certo qui ad aspettare i tempi della politica, ma in questi 3 anni decideranno bene di andare fuori, all'estero, dove chi veramente sa come valorizzare le proprie opportunità deciderà di trattenere questi giovani con sé, e loro a quel punto, in questi 3 anni, non decideranno poi certo di tornare qui in Italia, che li ha formati e poi li ha abbandonati e li fa restare all'estero. E quindi per questo chiedo al Governo di rivedere il parere dato all'ordine del giorno e di valutare di poter riutilizzare queste risorse oggi e non posticiparle a 3 anni, così come invito anche i colleghi della maggioranza a votare a favore di questo ordine del giorno, utilizzare oggi queste risorse per far sì che i giovani finalmente si sentano valorizzati e possano restare a fare qui ricerca in Italia e dare un contributo alla crescita del nostro Paese. Grazie.